Mister Antonio Angeletti, una vittoria con il dilettanti, due vittorie consecutive, iniziamo a guardare i dati positivi di questa partita. Ma dati positivi, la vittoria sicuramente i 3 punti fanno bene fuori casa. È chiaro, sapevamo di venire qui, un campo esterno per noi un po' difficile, che ci ha dato tanti problemi, un po' di nervosismo, ma insomma in linea di massima, anche se non abbiamo giocato bene come sabato scorso, penso che il risultato insomma sia abbastanza rotondo. Decisivo quindi il manto di gioco. Sicuramente per noi ci penalizza tantissimo, non è la prima volta che ci facciamo caso, non portiamo ritmo, non giochiamo lenti, quindi ci dà tanti tanti problemi, però purtroppo non può essere sempre attenuanti, ci sono e bisogna conviverci. Un primo tempo un po' sofferente, poi nella ripresa, dopo i primi 10 minuti, siete riusciti poi ad andare a prendere Sì, ci il siamo largo. sciolti un pochino, abbiamo preso un po' il manuale del gioco, più possesso, e quindi abbiamo rischiato pure per l'espulsione, quindi non abbiamo reso gol, bravi, però così può fare meglio. Dobbiamo lavorare bene perché dobbiamo sicuramente aumentare i ritmi di gioco. Sicuramente considerando i problemi che poteva dare questo campo, comunque è sempre ottimo prendere 3 punti. Sì, ma quello sicuramente. Sappiamo che su questi campi per noi è fuori casa è sempre difficile con le squadre che poi si debbono salvarsi, quindi comunque non è mai facile. Mister Clemente Neroni, intanto parliamo subito di quell'espulsione. Cos'è successo? Le classiche proteste, però forse in quel caso l'ho interpretata un po' male, e visto che mi ha rimproverato già 3-4 volte che stavo fuori dall'area tecnica, mi ha cacciato. Il risultato, come ha visto la tua squadra, comunque per tutto il primo tempo ve la siete giocata alla pari. È quello che ci succede in queste prime 3 partite. Stiamo pagando lo scotto di essere la matricola della Serie C2. E tanta inesperienza, ci mangiamo tanti gol e ne subiamo al primo sbaglio, veniamo puniti. Quindi i ragazzi sanno che devono solamente lavorare tanto, applicarsi e continuare su questa strada. Poi piano piano i risultati arriveranno. La ripresa è stata un po' più amara. Sì, diciamo che sono entrati al fine del primo tempo, erano un po' demoralizzati i ragazzi, e questo è un aspetto che gli avevo detto, perché noi siamo la classica squadra che viviamo dei momenti di esaltazione, sia in negativo che in positivo. E quando ce l'abbiamo in negativo prendiamo 3 gol in 5 minuti, è successo alla prima giornata col Ginnastica e è successo oggi nello stesso antico modo. Quindi nel momento in cui dobbiamo aprire o riaprire la partita o chiuderla, invece abbiamo quei 3-4 minuti in cui andiamo totalmente in tilt e subiamo queste ripartenze, questi gol facili, facili proprio. Ad oggi, come vedete, l'obiettivo salvezza è una cosa che si può fare? Ma noi di salvezza non abbiamo mai parlato, noi i nostri obiettivi era più che altro crescita.